studiato come tanta gente, al liceo e all'università, ma non è servito a niente tutto questo qua. Sono diventato un laureato come troppi italiani, quasi disoccupato, con niente tra le mani. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario fare il professore. Dopo mesi e anni di supplenza mi ritrovo sempre in prova, è una triste esperienza questa nostra scuola. Siamo come tante banderuole, noi facciamo indietro e avanti, siamo delle nostre scuole i poveri ambulanti. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario fare il professore. I colleghi nostri più anziani, che di ruolo sono già passati, quasi tutti sono dei cani, con noi disgraziati. Ci considerano inferiori, siamo per loro dei pezzenti, noi non siamo lavoratori, ma solo dei supplenti. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario fare il professore. Cosa fa il nostro bel governo? Ci ritarda gli stipendi, il compenso dell'inverno a giugno lo prendi. Nell'attesa tiri la tua cinta domandandoti perché, ogni tanto mostri grinta aspettando non so che. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario fare il professore. Siamo poco politicizzati, lo dobbiamo confessare, siamo da tutti bistrattati, non sappiamo che fare. Mi è stato detto l'altro giorno, lascia star per cortesia, molla tutto, guarda intorno, cerca un'altra via. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario fare il professore. Sono rimasto molto lì a pensare di non far più l'impiegato dello Stato e abbandonare ciò che ho iniziato. Dopo mesi e anni di viaggi io non nuoto in mezzo a loro, sempre pieno di disagi con questo mio lavoro. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario fare il professore. Se leggiamo poi il decreto del carissimo Cancani, scopriamo in concreto che siamo tipi strani, che in estate più non mangeremo, più non useremo i denti, il digiuno noi faremo, siamo i martiri supplenti, siamo gli imbecilli dell'insegnamento, siamo i birilli del Parlamento. Sono un precario delle 18 ore, oh che calvario faccio il professore, oh che calvario faccio il professore.